Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. Sappiamo bene quanto la cuffia sia uno strumento fondamentale per chi lavora con la voce. Deve isolare dai rumori esterni, restituire all'orecchio un suono fedele, ma soprattutto rivelarsi confortevole per tutto il periodo di utilizzo. Spesso la giusta intonazione di uno spot, il buon ritmo di un dialogo in radio o l'alto livello di un mixaggio sono determinati proprio dal tipo di cuffia che lo speaker o il fonico hanno avuto a disposizione. Per questo negli ultimi anni tutti i più importanti brand del settore audio hanno inserito nel proprio catalogo una o più cuffie di riferimento. Tra i modelli di punta spicca la Shure SRH940. Shure è sinonimo di alta qualità e per capirlo basta guardare la confezione. La SRH940 viene venduta in un compatto box di cartone lucido, con foto del prodotto e degli accessori contenuti all'interno, oltre a brevi note descrittive e a tutte le specifiche tecniche. Rimuoviamo il sigillo, solleviamo il coperchio ed ecco che Shure ci regala il primo effetto wow. La scatola contiene per tutta la sua grandezza una splendida custodia rigida di colore nero, realizzata in materiale plastico di qualità, cerniera robusta ed interni in gomma e tessuto. Nella valigetta si trova la cuffia che, grazie al design pieghevole, resta compatta e ben protetta. C'è addirittura un alloggio sagomato per i due cuscinetti di ricambio in dotazione e una tasca chiusa zip con un lungo cavo mini jack diritto qualora lo si preferisse alla più pratica versione a spirale, comunque fornita. A colpo d'occhio la SRH940 può sembrare un po' massiccia a causa del robusto telaio in plastica, dei grandi padiglioni di forma ovale e dell'archetto davvero ben imbottito. Ma non lasciamoci ingannare. La cuffia è leggera, aderisce perfettamente alla testa ed i cuscinetti in velluto sono confortevoli ed ergonomici come in pochissimi altri modelli testati. La parte bassa dell'archetto è rivestita in pelle e gomma piuma. Gli snodi e la meccanica permettono regolazione ottimale e così indossarla è sempre piacevole. Partiremo con la registrazione di un audiolibro. La Shure SRH940 eroga basse frequenze ricche, ma sempre equilibrate, medie frequenze nitide e alte frequenze estese, proprio come ce l'avevano descritta. Il suono resta sempre pulito e fedele, anche spingendo con la voce. La risposta sulle timbriche maschili è eccellente, ed il suono è corposo anche su quelle femminili, che in altri casi tendevano ad appiattirsi, sia nel parlato che nel cantato. È quindi abbastanza scontato sottolineare come questo modello si sia rivelato interessante anche nell'utilizzo broadcast. I nostri speaker hanno avuto modo di testarlo per ore e ore di conduzione radiofonica. In questo caso, oltre all'ottima qualità del suono, è stato possibile apprezzare la confortevolezza della Shure SRH940, comoda da tenere in testa anche per lunghi periodi. Superati a pieni voti i test in presa diretta, abbiamo passato la cuffia al fonico di studio, che ha avuto modo di metterla alla prova in vari stage di post-produzione, dimostrando versatilità e comfort ai massimi livelli. Non a caso Shure definisce questo modello ideale per ascolti critici, monitoring e mastering in studio. 10 è lode. Proprio per esagerare, abbiamo voluto provare la SRH940 anche nel DJ set, test che ci è servito per valutare la resistenza di questo modello ad una pressione sonora particolarmente aggressiva e prolungata. Gli auricolari generosi con un driver da ben 40 mm fanno il loro dovere, anche se si capisce da subito come questa cuffia sia troppo ben definita e quindi un po' sprecata per l'uso in discoteca, più indicato per altri modelli, anche di livello inferiore, che tendono ad enfatizzare il suono delle basse frequenze. In sintesi, con un ottimo rapporto qualità-prezzo e prestazioni al top, la Shure SRH940 è riuscita a stupirci in ogni circostanza, rivelandosi un acquisto consigliabile a chiunque e alla ricerca di un valido riferimento per l'editing ed il mixing in studio di registrazione. Un prodotto professionale, davvero su misura per i professionisti della voce. Non per niente un prodotto Shure. Torneremo ancora a parlare di audio equipment professionale con Matteo Mattiacci su Voci.fm. Un saluto da Francesco Seminara. News dal mondo della voce, radio, doppiaggio. Voci.fm, il magazine.